prima di terminare il discorso, magari faremo anche un esercizio, un corollario a quello che abbiamo detto. Classica domanda di esame agli orari, che faccio molto spesso tra l'altro. Bene, dato avendo capito questo discorso, avendo presa visione anche di questa relazione, dato un certo anno N e avendo una certa cifra in quell'anno espressa in valuta corrente e la medesima cifra convertita in valuta costante, quale delle due è più grande, quella in valuta corrente o quella in valuta costante? La risposta è, come ha detto correttamente, sempre a bassa voce perché vuole mettere alla prova il mio dito, la vostra collega in prima vista, dipende. Infatti la risposta corretta è dipende. Si sbaglia mai se si risponde dipende. Almeno si è superato un primo sbarramento. Sì, dipende. Da che cosa dipende? Dall'inflazione. Benissimo. Se l'inflazione è nulla, quale delle due è più grande? Sono uguali. Se l'inflazione è positiva, quale delle due è più grande? Quella in valuta? Corrente? No. Costante? No. La risposta qual è? Dipende. È esattamente così. Da cosa dipende? Adesso, fino a qua ci siamo arrivati, due dipende. Da cosa dipende? Vi ricordo la domanda che vi ho fatto. Dato un anno N e una cifra di denaro espressa in valuta corrente, la corrispondente cifra valutata in valuta costante, quale delle due è più grande? Dipende dall'inflazione. L'inflazione è positiva e da cos'altro dipende? Questo è un po' meno immediato perché ce lo siamo dimenticati, lo diamo per scontato. Da qual è l'anno base? Qual è l'anno che abbiamo fissato come anno base? In particolare, se N coincide con l'anno base, perché non è scontato che l'anno base sia l'anno 0, l'anno base può essere un anno qualsiasi. Se l'anno 0 coincide con l'anno base, i due importi sono uguali. Nell'anno base l'importo in valuta corrente è uguale all'importo in valuta costante per definizione. Per anni successivi all'anno base, invece, per inflazione positiva, basta vedere la formula, l'importo in valuta corrente è maggiore di quello in valuta costante. Ma per anni precedenti all'anno base, anche qui basta vedere la formula, ma è ovvio, vale viceversa, è maggiore l'importo in valuta costante rispetto a quello in valuta corrente. Quindi per l'anno base sono uguali, per anni successivi se l'inflazione è positiva è maggiore l'importo in valuta corrente, per anni precedenti se l'inflazione è positiva è maggiore l'importo in valuta costante, se l'inflazione è negativa vale viceversa. Non ce lo dimentichiamo quando rispondiamo agli orali. Questa rappresentazione in valuta costante e corrente è molto importante. Molte grandezze macroeconomiche sono espresse sia in valuta corrente che in valuta costante. Ad esempio, la più importante grandezza macroeconomica, o quantomeno la più nota, il PIL, è proprio espresso sia in valuta costante sia in valuta corrente. In particolare, se esprimiamo il PIL in valuta corrente, cioè in soldi veri, reali, qui si genera un po' di confusione, abbiamo a che fare con quello che si chiama PIL nominale in valuta corrente. Se invece abbiamo a che fare con la valuta costante, cioè in soldi al netto dell'inflazione, abbiamo a che fare con quello che si chiama PIL reale. Ecco perché si fa un po' di confusione. No, perché verrebbe naturale chiamare il PIL reale quello espresso in soldi reali, in valuta corrente, invece è l'opposto. Ma c'è una motivazione. Cosa si usa? Quando noi parliamo di PIL, sentiamo nei telegiornali, secondo voi di che cosa stiamo parlando? Di PIL reale o di PIL nominale? Beh, lo dice il nome. Stiamo parlando di PIL reale, cioè espresso in valuta costante.
ne abbiamo fatto quell'operazione di sterilizzazione rispetto all'inflazione. Questo perché? Ricordiamoci cosa esprime il valore di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di un paese in un determinato intervallo di tempo, espresso in denaro. Perché ci serve il PIL al netto dell'inflazione? Se utilizzassimo quello nominale in soldi veri, non avremmo nessun tipo di indicazione da questa grandezza. Dire che il PIL è cresciuto dell'1%, avendo espresso tutto in denaro, se esprimiamo in valuta corrente, non ci permette di sapere se l'economia è cresciuta o se l'economia invece si è contratta. Perché? Magari i prezzi sono aumentati del 10% e il PIL è cresciuto dell'1%, evidentemente l'economia si sta contraendo, stiamo in recessione, cioè la quantità di beni, il valore di questi beni sta diminuendo. L'aumento dell'1% è un aumento fallace, no? Si è avuto solamente perché sono aumentati i prezzi, perché noi stiamo misurando il PIL in denaro. I prezzi sono aumentati del 10%, il PIL è aumentato solo dell'1%, evidentemente abbiamo un'indicazione opposta a quella che ci dà questa grandezza, il PIL espresso in valuta corrente, d'accordo? Mentre invece se lo esprimiamo al netto dell'inflazione, cioè dopo aver fatto questa operazione, quindi riferendoci a potere di acquisto costante di un anno base, quale che esso sia, quando noi diciamo il PIL è cresciuto dell'1%, siamo al netto dell'inflazione, quindi non c'è questo tipo di problematica, no? L'economia è cresciuta in senso reale, cioè è cresciuta la capacità del paese di produrre beni di valore, quindi più beni o beni più preziosi. Motivo per cui se noi disegnassimo il diagramma del PIL rispetto al tempo, qui ci mettiamo il tempo tutti gli anni, per carità queste curve sono variabili, quindi ne disegno due qualsiasi, avremo delle curve fatte in questo modo. Questo punto di intersezione sarebbe l'anno base, no? Abbiamo detto che nell'anno base grandezza reale, grandezza corrente e costante sono uguali. Se l'inflazione fosse positiva avremo questa curva che è la curva del PIL nominale, quest'altra curva è la curva del PIL invece reale. Questo perché per anni successivi all'anno base la grandezza in valuta corrente, l'abbiamo appena detto, è più grande della grandezza in valuta costante. Quindi PIL nominale, valuta corrente, maggiore del PIL reale. Vale viceversa per anni precedenti all'anno base. La grandezza in valuta costante, il PIL reale, è superiore di quella in valuta corrente. D'accordo? Capiamo il concetto? Beh, memorizzatelo. Vi ripeto, questa è una domanda che viene fatta spesso. Ciò premesso, ritorniamo a noi. Abbiamo detto che si può operare in due modi, in valuta corrente e in valuta costante. In valuta corrente si utilizza il tasso di interesse reale, quello vero I, non possiamo utilizzare il tasso di interesse reale anche in valuta costante, perché come tutti gli importi di denaro sono al netto dell'inflazione, anche il tasso di interesse deve essere al netto dell'inflazione, se no non ci troveremmo con i conti. Il tasso di interesse al netto dell'inflazione si chiama tasso di interesse deflazionato. E si indica come il simbolo I'. Vediamo come si ricava il tasso di interesse deflazionato I'. Ragioniamo in questo modo. Supponiamo di avere un intervallo di tempo 0n, avere un importo P all'istante di tempo 0, avere l'importo corrispondente F all'istante di tempo n sottoposto a un tasso di inflazione I e di trovarci in valuta, di voler esprimere tutte le cifre in valuta corrente. Supponiamo di fare la stessa cosa in valuta costante. C'è un istante di tempo 0, c'è un istante di tempo che è sempre n, chiameremo P' l'importo corrispondente in valuta costante, F' l'importo corrispondente di F e P' rispettivamente di T in valuta costante. Abbiamo detto che per ritrovarci nei calcoli dobbiamo applicare un tasso di interesse minimo, questo in valuta costante.
dobbiamo fissare un anno base. Fissiamo l'anno base coincidente con l'anno zero. Questo è importante perché altrimenti cambierebbero le relazioni. Le relazioni che daremo valgono solo allorquando si è fissato l'anno base coincidente con l'anno zero. Non ce lo dimentichiamo. Quindi fissiamo un anno base coincidente con l'anno zero. Vediamo cosa possiamo scrivere. Qui vale evidentemente la relazione F uguale a P 1 più I elevato alla N. La conosciamo, ma qui deve valere la stessa relazione da questi importi, tenendo conto del tasso di interesse primo. F' uguale P' 1 più I' elevato alla N. Se abbiamo posto l'anno base coincidente con l'anno zero, allora possiamo calcolare a n anni di distanza la relazione tra f e f', e questa è la formula. L'importo in valuta costante, cioè f, è uguale all'importo in valuta corrente, cioè f', diviso 1 più f elevato alla n, dove f è il tasso di inflazione di questo periodo. Al posto di questa relazione sostituiamo questa relazione, al posto di questa relazione sostituiamo questa relazione, quindi scriveremo p per 1 più i elevato alla n è uguale a p' per 1 più i' elevato alla n diviso 1 più f elevato alla n. Ma se abbiamo posto l'anno 0 coincidente con l'anno base, abbiamo appena detto che nell'anno base valuta costante è uguale a valuta corrente, cioè p è uguale a p'. Quindi da questa relazione possiamo eliminare p uguale a p'. Possiamo fare la radice ennesima e quindi eliminare n da tutte le parti. Dopodiché possiamo scrivere, lo scrivo qui sotto, che 1 più i' uguale 1 più f per 1 più i. Ho fatto qualche errore, ecco, chiedo scusa, madonna, non consideriamo quest'ultima relazione, l'errore è stato fatto qui, d'accordo? E al contrario, la valuta costante è uguale alla valuta corrente diviso 1 più f elevato alla n, quindi evidentemente f' uguale ad f 1 più f elevato alla n, d'accordo? Quindi elimino questa relazione che chiaramente è stata scritta di conseguenza, è un errore, quindi f', dobbiamo sostituire questa, p', 1 più i' elevato alla n, d'accordo? È uguale a f, cioè a p, 1 più i elevato alla n, diviso 1 più f elevato. Adesso ci troviamo, d'accordo? Non considerate la relazione di prima. Vale sempre P uguale P', quindi possiamo eliminare P' e P. Possiamo fare la radice ennesima, eliminare questo, eliminare questo, eliminare questo. E da questa relazione possiamo scrivere I' uguale 1 più I diviso 1 più F meno 1, cioè uguale a I meno F diviso 1 più F. La riscrivo qua, I primo uguale I meno F diviso 1 più F. Questa è la formula che permette di calcolare il tasso di interesse deflazionato, che corrisponde a un tasso di interesse reale I e a un tasso di inflazione F. Domande? Chiaro come siamo arrivati a questa relazione? Guardiamola questa relazione e poi facciamo un esercizio per capire un po' meglio come si utilizza. Se il tasso di inflazione è nullo, I' sarà uguale ad I. Se il tasso di inflazione è nullo, valuta corrente uguale valuta costante, sono la stessa cosa, evidentemente I uguale B. Bene, se F è positivo, se f è positivo, I'
sarà minore di, no? Siamo d'accordo? Se F è positivo, I' sarà minore di. Quindi il tasso di interesse deflazionato sarà più piccolo del tasso di interesse reale. E più cresce il tasso di inflazione, più questo tasso di interesse deflazionato tende a diventare piccolo. In particolare, per I uguale a F, il tasso di interesse al netto dell'inflazione risulterà addirittura uguale a zero. Cioè, se il tasso di interesse è uguale al tasso di inflazione, sono due forze che si muovono in direzione opposta. Da una parte c'è l'inflazione che fa aumentare I prezzi, fa diminuire il valore del denaro, da una parte c'è l'interesse che fa aumentare il valore del denaro perché c'è redditività. Quindi sono due forze che vanno in direzione opposta. Quando andiamo a fare I calcoli al netto dell'inflazione, verrà un tasso di interesse deflazionato, addirittura nullo, perché le due forze, per così dire, si annullano. Quindi il valore del denaro nel tempo rimarrà costante, perché da una parte capacità reddituale, dall'altra parte prezzi che aumentano. D'accordo? Domande? Allora facciamo una piccola applicazione. Risolviamo, anche se dovrete fare qualche calcolo, va bene, mi sembra perfetto a quest'ora. Risolviamo l'esercizio. Chi è veloce con la calcolatrice? Si è ancora particolarmente, si sente ancora particolarmente sveglio. Si potrà cimentare. Facciamo l'esercizio a pagina 25, numero 3. 25, numero 3. Queste sono le formule che mi servono. Eliminiamo tutto questo. 25, numero 3. Allora, una ditta ha un'opzione per acquistare tra 4 anni una porzione di terra che attualmente è valutata a $250,000. Si ritiene che a quel tempo il prezzo si sarà adattato all'inflazione, ipotizzando un tasso di inflazione del 5% annuo. Un distinguo qui, al di là del tasso di interesse, il tasso di inflazione è sempre annuo, cioè non è che si sta, perché chiaramente, come dicevo, si misura l'inflazione mese per mese, ma tutto questo serve di fatto per, tranne casi molto particolari, rapportarsi all'anno. Quindi avremo quasi sempre a che fare con tassi di inflazione annua, non staremo lì a dire composto trimestralmente, perdita di significato. La ditta, questo per dire che potete anche, può anche capitare un esercizio in cui dice il tasso di inflazione è del 5%, per errore addirittura ci si dimentica anno. Se non è specificato nulla altro, ci si riferisce sempre all'anno per il tasso di inflazione. È scorretto, però può capitare, no? Infatti spesso sentite dire l'inflazione è del 2%, nel linguaggio comune, cioè lo si dà talmente per scontato che si riferisce all'anno. Abbiamo un tasso di inflazione del 2%, d'accordo? E si sottintende tasso di inflazione annuo effettivo del 2%. La ditta ha avuto lo scorso anno dei guadagni netti di $1,000,000, l'utile di $1,000,000, che per ipotesi si verificano al momento presente. Si prevede che I guadagni dell'impresa aumenteranno al tasso del 20% all'anno e che il tasso a cui possono essere investiti è del 12% composto annualmente. Quale percentuale fissa dei guadagni netti deve essere risparmiata alla fine di ognuno dei prossimi 4 anni in modo che tra 4 anni si possa acquistare la terra? Come sempre in questi esercizi leggiamo il testo con attenzione, cerchiamo di comprenderlo e andiamo avanti. Beh, qui c'è l'inflazione,
lo dice, quindi primo punto c'è un'inflazione. Quindi possiamo lavorare in due modi alternativi che devono dare lo stesso risultato. Operate in valuta corrente col tasso di interesse I o in valuta costante col tasso di interesse I. Sceglierete, lo vedremo negli esercizi un po' più complessi, o quantomeno proverete a scegliere il metodo che vi permette di semplificare i calcoli, come sempre. No, quindi, vedendo un po' quali sono le cifre in gioco, a meno che non vi venga obbligata la scelta dal testo, in alcune volte il testo vi dice proprio di farlo, in valuta costante o corrente, per motivi didattici evidentemente, nella pratica, così come negli esercizi, sceglierete quello che vi semplifica la vita. Devono dare lo stesso risultato. Visto che questo è il primo esercizio che facciamo su questo argomento, lo chiarisco per puri fini didattici, facciamo entrambi i metodi. Ovviamente non ha senso, nel senso che sappiamo che devono dare lo stesso risultato. Noi facciamo entrambi i metodi proprio per cercare di capire come funzionano e verifichiamo che diano lo stesso risultato. D'accordo? È evidente che negli esercizi che farete negli scritti o nell'esonero farete entrambi i metodi solo se il testo vi chiede di fare entrambi i metodi. Alcune volte, vedete, ci sono degli esercizi che vi chiedono di fare entrambi i metodi. Quindi dobbiamo scegliere quale semplicemente fare prima, quello in valuta corrente e in valuta costante. Disegniamo il diagramma di flussi di cassa. Noi siamo all'istante di tempo zero, tra 4 anni vogliamo acquistare la terra. Investiamo del denaro per acquistare la terra con l'obiettivo di avere tra 4 anni, da questo fondo di investimento, quello che sia, dei soldi che poi spenderò nella terra. Quindi se disegno il diagramma dell'investimento, tra 4 anni devo avere un'entrata. Questa entrata deve essere uguale al prezzo della terra, 250.000. Vedremo poi se basta così o devo fare qualche operazione. Quindi per il momento scrivo 250.000, punto interrogativo, per ricordarci che non è il valore finale che metteremo nel diagramma di flussi di cassa. Cosa investo? Investo una percentuale fissa dei miei guadagni, chiamo X questa percentuale fissa. D'accordo? Bene. Quando investo il primo anno? Leggiamo il testo. Purtroppo, c'è un diagramma che non mi scala, questo è il secondo anno, questo è il terzo anno, questo è il quarto anno e questo è il primo anno. 1, 2, 3, 4. D'accordo? Leggiamo il testo. Il testo ci dice: la ditta ha avuto lo scorso anno dei guadagni netti di $1.000.000, che per ipotesi si verificano al momento presente, cioè all'istante di tempo zero. Si prevede che i guadagni dell'impresa aumenteranno al tasso del 20% all'anno e che il tasso in cui possono essere investiti è del 12% composto annualmente. Quale percentuale fissa dei guadagni netti deve essere risparmiata alla fine di ognuno dei prossimi 4 anni? Quindi a partire dalla fine del primo anno, in modo che tra 4 anni si possa acquistare la terra? Queste sono le informazioni, dovete leggere il testo e dovete sapere disegnare il diagramma di flussi di cassa. Quanto risparmio alla fine del primo anno? Risposta? Che cosa mettereste qui? Forza, facciamo qualche ipotesi. Qui c'è poco da fare. Non c'è professore o metodo che possa aiutarvi. Questo è un testo, l'abbiamo detto più volte. Se avete capito qual è il linguaggio, dovete tradurre questo linguaggio in numeri. Quindi non possiamo fare altro che provare a rileggerlo. La ditta ha avuto lo scorso anno dei guadagni netti di $1.000.000, che per ipotesi si verificano al momento presente. Si prevede che i guadagni dell'impresa aumenteranno al tasso del 20% annuo e che il tasso a cui posso questo non ci interessa. Quale percentuale fissa dei guadagni netti deve essere rispettata alla fine di ognuno dei prossimi 4 anni in modo che si possa acquistare la terra? Partiamo dalla fine del prossimo anno, alla fine del primo anno. Avendo introdotto questa simbologia, quanti soldi risparmia l'azienda?
questa freccia, qual è il valore di questa freccia? Su, suggeritemi qualche singolo numero. Tanto per incominciare, sicuramente cosa ci sta? Se non altro perché l'abbiamo chiamata incognita, quindi sicuramente ci sta la X. La X, vi ricordo, è la percentuale fissa dei guadagni che la ditta risparmia. Quindi sicuramente la ditta risparmierà una percentuale X fissa dei guadagni, quindi X per i guadagni. Quanti saranno i guadagni alla fine del primo anno? Quando guadagnerà la ditta alla fine del primo anno? Adesso è più semplice. Quando guadagnerà? Prego? Non ho capito. E qui mi dovete dire una cifra in denaro. Rileggiamo il testo e vediamo se arriviamo. La ditta ha avuto lo scorso anno dei guadagni netti di $1,000,000 che per ipotesi si verificano al momento presente. Si prevede che i guadagni dell'impresa aumenteranno al tasso del 20% all'anno. Quanto guadagna la ditta alla fine del primo anno? 200.000 no? Poi? 1 milione? In cifra quant'è? 1.200.000. Questo significa, no? La ditta ha guadagnato l'anno scorso €1 milione, i guadagni aumentano in ragione del 20% all'anno, quanto guadagna la ditta dopo un anno? 1 milione più il 20%, cioè 1.200.000. D'accordo? In formule, questo non è altro che X per 1 milione, 1 per 10 alla sesta, 1 milione, d'accordo? Vediamo tutti questi zeri, se no facciamo confusione, più il 20%, cioè per quanto? 1,2, siamo d'accordo? Questo numero non è altro che quello che cercavamo, la percentuale di guadagno risparmiata. Dopo 2 anni, quanto risparmierà la ditta? Lo scrivo qui sotto, faccio un po' più lunga. Quanto risparmierà la ditta dopo 2 anni? In formule questa volta, non in numeri. X per 10 alla sesta, leviamo pure l'1, per 1,2 al quadrato. Corretto, questa è la formula corretta. Siamo d'accordo? Quanto risparmierà dopo 3 anni? Freccia più giù, X per 10 alla sesta per 1,2 alla terza. D'accordo? Quanto risparmierà dopo 4 anni? X per 10 alla sesta per 1,2 alla quarta. Come ho detto, ragazzi, purtroppo questa capacità di tradurre il testo in numeri si acquisisce solo facendo molti esercizi, perché ogni esercizio ha una descrizione del testo diversa dai precedenti, quindi più ne fate e più lo farete velocemente. Qui c'è poco da fare, solo l'esercizio vi può aiutare. Il linguaggio è sempre lo stesso, dovete fare pratica, ce ne sono tanti, provate a risolverli. Bene, ciò premesso, questo è il diagramma di flussi di cassa. Anche qui metto tutti i punti interrogativi, se volete, non li metto perché ve li devo cancellare, per indicare, attenzione, adesso dobbiamo scegliere, prima di vedere se queste sono le vere cifre, se ragionare in valuta corrente o in valuta costante. Perché abbiamo deciso di fare tutte e due le cose, scegliamone prima una a caso, la valuta corrente. Quale di questi importi è espresso in valuta corrente, cioè in soldi veri? Tutti? Qualcuno di questi? O meglio, quale di questi importi non è espresso in valuta corrente? Cioè non tiene conto della variazione dei prezzi? Quale? Tanto sono due tipologie di importi. I guadagni sono espressi in valuta corrente, sì o no? Sì. Nulla ci dice che i guadagni variano al tasso di inflazione, no?
ci dà un tasso di variazione che è il 20%, che è superiore addirittura al tasso di inflazione. Tutti questi sono espressi in valuta corrente, sono già congruenti con la scelta fatta. Il prezzo della terra è espresso in valuta corrente? No, è espresso in valuta costante al netto dell'inflazione. Esprimiamolo in valuta corrente. Qual è la formula? Questa formula è invertita. Valuta corrente uguale valuta costante per 1 più f elevato alla n. Devo scegliere l'anno 0, evidentemente sceglierò, devo scegliere l'anno base, chiedo scusa, evidentemente sceglierò l'anno base coincidente con l'anno 0 in questo caso, in modo che mi trovo con le formule che ho dimostrato. E quindi, per esprimerlo in valuta corrente, cosa devo fare? Devo moltiplicare 250.000 per che cosa? 1 più f, cioè 1,05, 1 più f, elevato a che cosa? Alla quarta. Ho terminato? Sì, tutto in valuta corrente. Adesso posso risolvere l'esercizio. Come si risolve? Devo stabilire l'equivalenza economica delle entrate e delle uscite in un punto qualsiasi. Posso scegliere un punto qualsiasi, uno vale l'altro, il risultato sarà sempre lo stesso, l'ho detto più volte. Beh, a questo punto scelgo il punto finale, il punto 4, e scrivo l'equivalenza economica. F, chi è F? 250.000, anzi, facciamo così, dividiamo entrambi i membri per 10 alla sesta, così ci leviamo da mezzo tutti questi zeri che sono in questo caso poco significativi, e quindi dividendo per 10 alla sesta 0,25, siamo d'accordo? Che moltiplica 1,05 alla quarta. Tutti questi importi li devo esprimere in questo istante. Questo è già in questo istante qui, questo deve andare avanti di un anno, questo deve andare avanti di 2 anni, questo deve andare avanti di 3 anni, abbiamo finito. Che significa andare avanti di 3 anni? Moltiplicare per 1 più i alla terza. 2 anni, 1 più i al quadrato, 1 anno, 1 più i alla prima. E quindi scriviamo, mettiamo in evidenza che vogliamo mettere x per 1 e 2, visto che c'è dunque, d'accordo? X per 1,2, abbiamo diviso per 10 alla sesta e quindi non ci sono problemi. Parentesi, questo deve andare avanti di 3 anni, cioè deve essere moltiplicato per 1, chi è il tasso di interesse? 12%, quindi per 1,12 elevato alla terza, 3 anni in avanti elevato alla terza, più, siamo qui, io ho messo in evidenza x per 1 e 2, cosa rimane? 1 e 2, quindi più 1,2 che moltiplica che cosa? Avanti di 2 anni, cioè moltiplica 1 e 12 elevato al quadrato, più, siamo qui, cosa rimane dall'evidenza di x per 1 e 2, 1,2 al quadrato, che moltiplica avanti di un anno, cioè 1,12 più questo messo in evidenza 1,2 alla terza, che moltiplica 1,12 alla 0, cioè 1. X uguale 0,25 per 1,05 alla quarta diviso 1,2. Non sto a riscriverla tutta quella parentesi, siamo d'accordo? Facciamo il calcolo, questa è la soluzione, prego. Perché 0,25? Qui ho fatto semplicemente 250.000 diviso 10 alla sesta, d'accordo? Poiché qui c'era 10 alla sesta in evidenza, ho fatto un passaggio senza scriverlo, ho detto divido entrambi i membri per 10 alla sesta, qua viene 1, quindi sparisce, qua viene 250.000 diviso 10 alla sesta, 0,25, d'accordo? Quanto viene?
vediamo se abbiamo un risultato ragionevole. Dico subito che un risultato ragionevole sarà dell'ordine del 4-5%, così se avete i numeri. Quindi se mi viene 004, tra 004 e 00, va. 0,044. 44? Un po' altino per la verità. 0,44? A me piaceva più 0,4. Nessun altro ha fatto il calcolo? 0,042. 42 già. Mi piace di più. Semplicemente, come dire, ho semplicemente visto quali sono le cifre in gioco. D'accordo? C'è un'altra cifra significativa, quali sono le cifre? Che dopo sarà 18. 42-18, quindi 42-1. Sembra ancora un quartino, questa sensazione. Comunque, prendiamola per buona. Nessun altro ha fatto il calcolo? 40? 0,045. Questa mi piace di più. E prendo questa, l'accendiamo. Devo dire, prendo conto delle cifre in gioco, a occhio, a mente, per quello che possa aver calcolato, prendo questa e direi che gli altri due a sensazione, poi facciamo la verifica, devono aver sbagliato il calcolo con la calcolatrice. Vediamo se abbiamo ragione. Come vediamo, facciamo il calcolo in valuta costante e vediamo se viene lo stesso risultato, cioè vediamo, verifichiamo che la teoria non sia errata, cosa improbabile, quindi deve venire 0,405. Vediamo. Valuta costante. Questo importo, l'abbiamo detto prima, in valuta costante era 250 milioni. Non c'è dubbio. Sono d'accordo? Tutti questi importi erano in valuta corrente, però. Dobbiamo rapportarli in valuta costante. Come si fa? Questa è la formula. Valuta corrente diviso 1 più f elevato alla n, dove n assumerà, visto che abbiamo preso come anno base questo, il valore 1, 2, 3, 4. Questo significa, cancello questo, ricordiamoci 0,0405, questo significa che devo dividere questo primo numero per 1 più f, cioè 1,05. Lo scrivo qua. Devo dividere questo secondo numero per 1,05 al quadrato, 1 più f al quadrato. Questo terzo numero per 1,05 alla terza. Questo quarto numero lo devo dividere per 1,05 alla quarta. No, sto dividendo per 1 più f alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta. Tutto espresso in valuta costante. Posso fare la stessa operazione di prima, però devo utilizzare il tasso di interesse deflazionato i primo. Facciamo il calcolo, i primo uguale i 0,12 meno f 0,05 diviso 1 più 0,05 che fa 0,07 diviso 1,05. Quanto fa? 0,066 periodico. 6 periodico, quindi 0,0667. D'accordo? Notazione decimale. Facciamo la stessa operazione di prima. Facciamo l'eguaglianza qui. Dividiamo già per 10 alla sesta e scriviamo 0,25 è uguale, qui possiamo mettere in evidenza x per 1 e 2 diviso 1,05 che c'è dappertutto, quindi è uguale a x per 1,2 diviso 1,05. Questo va avanti di 3 anni, cioè si moltiplica per 1 più i primo 1,0667 avanti di 3 anni
1, 2, 3 elevato alla terza. Più, siamo qui, abbiamo messo in evidenza x e 1,05 anche 1,2 e quindi ci dobbiamo aggiungere 1,2 diviso 1,05 e andare avanti di 2 anni, quindi moltiplicare per 1,0667 al quadrato. Attenzione a queste operazioni, ci si sbaglia facilmente, poi più, stiamo qui, rimane 1,2 al quadrato diviso 1,05 al quadrato, va avanti di un anno per 1,0667, più l'ultimo, abbiamo 1,2 alla terza, 1,05 alla terza. Chiudiamo la parentesi, facciamo i calcoli, li stiamo qui, viene fuori x uguale 0,25 per 1,05 diviso 1,2 diviso anche la parentesi che non riscrivo. Quanto viene? 0,0405. Lo dice perché ha fatto il calcolo, perché vuole terminare l'esercizio e andare a casa. Viene 0,0405. D'accordo, quindi aveva ragione il collega. Domande? Allora facciamo un ultimo esercizio che è tutto simile e poi smettiamo. Ricordo che c'è un esercizio simile, vediamo se lo trovo. Allora, sì, l'esercizio a pagina 28, numero 3. Pagina 28, numero 3. Leggiamo il testo, questa volta siete diventati bravi e quindi dovete essere in grado di disegnare il flusso di cassa senza nessun aiuto da parte mia. Allora, leggiamo. Una donna sta pensando di risparmiare una percentuale fissa del suo salario per acquistare una nuova automobile tra 5 anni. Alla fine del quinto anno, lo dice dopo con chiarezza. L'auto costa attualmente $12,000 e ci si attende che il suo prezzo aumenti secondo il tasso di inflazione che si prevede essere pari al 6% annuo. Il primo deposito sarà fatto tra un anno e, per ipotesi, il suo salario annuale di $30,000 si avrà alla fine dell'anno in corso. Successivamente ella si aspetta che il proprio salario aumenti al tasso dell'8% annui. Se può ottenere il 10% all'anno dai suoi risparmi, quale sarà la percentuale fissa del suo salario che deve risparmiare ogni anno? C'è qualche differenza nella descrizione del testo, però è un esercizio del tutto simile. Vediamo cosa abbiamo capito. Facciamolo anche in questo caso in entrambi i metodi, lo ripeto, ai soli fini didattici, quando risolverete gli esercizi o nei casi reali, evidentemente sceglierete l'uno o l'altro dei due metodi. Allora, che diagramma dei flussi di cassa ci segniamo? Quanta è la durata innanzitutto? 5 anni e fino a qua. Alla fine del quinto anno che cifra dobbiamo avere disponibile? 12.000 e poi vediamo se esprimerla in valuta corrente o in valuta costante. Ogni anno risparmiamo una quota fissa, quindi 1, 2, 3, 4, sono pochi anni, quindi ci prendiamo a 5, 12.000. Prendiamo le frecce, 1,
2, 3, 4, 5. Quanto risparmiamo alla fine del primo anno? 4. Leggete il testo che ce l'ha davanti, ditemi la formula, non il numero. Perché avete capito che dobbiamo ricavare le formule, perché poi dobbiamo esprimere tutte le formule. X per quanto, chiedo scusa? 3.000. Perché 3.000? 30.000. 30.000, scritto 30.000. Per 30.000, scriviamo per adesso 30.000, va? X per 30.000, così non ci confondiamo con 10 alla quarta, quindi 26, con pareri discordanti. X per 30.000 per... Basta, siamo d'accordo? In questo caso, attenzione, il testo è leggermente diverso dal precedente. Prima diceva che il guadagno era all'inizio dell'anno zero, adesso invece con chiarezza dice che il primo salario sia per ipotesi alla fine del primo anno. Siamo d'accordo? Quindi vedete che qui è X per 30.000 e basta. E attenzione che una parola in più o in meno fa cambiare completamente il calcolo. Siamo tutti d'accordo? Benissimo. Quanto è il risparmio alla fine del secondo anno? 1,0. Corretto. Ci ho capito il meccanismo. Quanto è il risparmio alla fine del terzo anno? X per 30.000 per 1,08 al quadrato. Anno successivo, X per 30.000 per 1,08 alla terza. Ultimo anno, X per 30.000 per 1,08 alla quarta. Bravissimi, è esattamente così, d'accordo? Una volta capito il meccanismo è semplice. Che vogliamo fare prima? Valuta costante o valuta corrente? Che vi piace? Corrente. Come devo modificare? Questi importi sono in valuta corrente? Sì. Questa è in valuta corrente? No. Per riportarla alla valuta corrente devo utilizzare quelle formule, quindi devo moltiplicare per 1,06 elevato alla quinta. Attenzione a non confondersi, l'anno base deve essere preso con l'anno zero, se no le formule non bastano, e quindi ci vuole quinta, non quarta, che aveva a che fare col salario, quindi non c'entra nulla, d'accordo? Stabilisco l'eguaglianza, la stabilisco qui, potrei stabilirla anche in un altro punto, per esempio nell'anno zero, e quindi scrivo 12.000, vediamo gli zeri che mi sono antipatici, 1,2, d'accordo? Per 1,06 alla quinta è uguale a 3, ma non posso che mettere in evidenza 3 e nient'altro, che moltiplica 1,0 va avanti di 4 anni e quindi deve essere moltiplicato per 1,1, a che esponente? Avanti di 4 anni, cioè alla quarta, più questo va avanti di quanti anni? 3. E quindi devo fare quello che è venuto fuori dal processo di messa in evidenza, 1,08, va avanti di 3 anni per 1,1 elevato alla terza, più, siamo arrivati qui, 1,08 al quadrato per 1,1 al quadrato, quattro anni, tre anni, due anni, ero arrivato qua, chiedo scusa, mi stavo confondendo, adesso sono arrivato qui e quindi ci devo aggiungere più 1,08 alla terza per 1,1 e infine sono arrivato qui, quindi più 1,08 alla quarta. Ci manca X che devo mettere in evidenza, evidentemente ci vuole X che moltiplica 3, ho dimenticato la cosa più importante, e quindi posso scrivere che X è uguale a 1,2 per
1,06 alla quinta diviso 3 diviso la parentesi. Facciamo il calcolo. No, deve dire più alto del 7%. La sensazione, posso sbagliare. Se abbiamo un altro riscontro su questo numero, faccio un passo indietro, rinuncio al calcolo mentale che ho fatto veloce e andiamo a fare la verifica. Però direi più alto del 7%. Già meglio. Quante sono le cifre 0,0? 7, sempre tre cifre significative, quindi 6, 5, 8, 7, 5, 8 mi piace, 0,0758, più alto del 7%, d'accordo? Quindi avevo fatto un calcolo mentale abbastanza vicino alla realtà, 7,58%, d'accordo? Vedete come aiuta se si ha un po' di sensibilità sui numeri. Facciamo la riprova in valuta costante e terminiamo la lezione perché includi altri argomenti, siamo arrivati. Allora, cosa dobbiamo cambiare in valuta costante? Questo è in valuta costante, questi qua sono in valuta corrente, quindi devono essere riportati alla valuta costante. Questa è la cifra, quindi devono essere divisi per 1 più 0,6%, quindi 1 più 0,06, per 1,06 elevato alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta, d'accordo? E alla quinta, visto che arriviamo fino a 5 in questo caso. Quindi questo deve essere diviso per alla 1, quindi per 1,06, lo scriviamo qui, molto vicini i numeri, si capisce, 1,06, non mi fate riscrivere tutto. Questo invece deve essere diviso per 1,06 al quadrato. Questo non ci serve più. Questo deve essere diviso per 1,06 alla terza, questo deve essere diviso per 1,06 alla quarta e questo deve essere diviso per 1,06 alla quinta. Equivalenza del punto 5, sempre diviso per 10.000, 1,2 uguale, qua cosa mettiamo in evidenza? Mettiamo in evidenza x per 3 diviso 1,06. Ovviamente dobbiamo calcolare però il tasso di interesse deflazionato perché operiamo in valuta costante, quindi primo uguale i 0,1 meno f 0,06 diviso 1 più 0,06 e quindi uguale a 0,04 diviso 1,06, quanto fa? 0,038. Tre cifre significative, non ce lo dimentichiamo. 0,370. La quarta cifra qual è? Non perché voglio inserire, perché voglio essere sicuro che è approssimato. 0,03, poi cosa c'è dopo? 7,7. Ah, allora è corretto, 3,77. Gliel'ho chiesto perché volevo vedere che essere sicuro che aveva fatto un'approssimazione e non un troncamento che è sbagliato. D'accordo? Quindi 0,0377. Allora, anima e coraggio.
va avanti di 4 anni e quindi si moltiplica per 1,0377 elevato alla quarta più, qua rimane 1,08 diviso 1,6, 1,08 diviso 1,06, va avanti di 3 anni e quindi per 1,0377 elevato alla terza più 1,08 al quadrato diviso 1,06 al quadrato per 1,0377 al quadrato più 1,08 alla terza diviso 1,06 alla terza per 1,0377 più 1,08 alla quarta diviso 1,06 alla quarta, chiusa parentesi, x uguale 1,2 per 1,06 diviso 3 diviso la parentesi uguale, ditemi che non abbiamo fatto errori di calcolo, effettivamente anche il docente comincia a dare segni di mancanza di cibo. Se abbiamo fatto tutto bene, formule e calcoli, deve venire lo stesso numero di prima. Benissimo, abbiamo verificato, ci fidiamo del collega, abbiamo verificato che viene esattamente lo stesso numero di prima, cioè il 7,58%. D'accordo? Abbiamo terminato, ci vediamo martedì.